Due operazioni, di cui una doppia con un unico comune denominatore, la lotta senza quartiere alla droga in provincia di Frosinone. Arresti e sequestri nel capoluogo e a Ferentino, al lavoro gli uomini del reparto operativo del comando provinciale e quelli della compagnia di Frosinone. Le prime due operazioni sono state effettuate dal nucleo investigativo, due distinti eventi, stiamo parlando dell'arresto di un 52enne in Frosinone, invece il secondo in Ferentino, stiamo parlando dell'arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti di una donna di 37 anni. Per quanto riguarda l'altra operazione effettuata dalla compagnia in Corso Francia, è l'ennesima riprova dell'attenzione che i carabinieri pongono veramente nel contrasto a questo traffico di sostanze stupefacenti. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato ben oltre 300.000 euro. Due distinte operazioni di servizio, in una abbiamo rinvenuto e sequestrato ben 600 grammi di cocaina pura e la somma di denaro in contante è di 75.000 euro. Nella seconda operazione invece abbiamo rinvenuto e sequestrato 200 grammi di cocaina pura. Complessivamente insomma, tutto il quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate avrebbe potuto far realizzare ben 8.000 dosi di cocaina che sul mercato avrebbe fruttato oltre 330.000 euro. Gli uomini della compagnia di Frosinone hanno invece sfondato per la quinta volta il muro delle case popolari di Corso Francia, portando a termine un nuovo sequestro. Oltre 500 dosi di cocaina, parliamo di crack, quindi cocaina cotta, circa 100 grammi di stupefacente e 270 dosi di marijuana per circa 100 grammi dello stesso tipo di stupefacente. Questa però non è una singola operazione, diciamo nella stessa zona, nelle case popolari che insistono su Corso Francia, siamo al quinto intervento. Parliamo ormai di circa 10.000 dosi sequestrate per 12 kg. La droga era in un appartamento già sequestrato ed ora i carabinieri hanno deciso di murare le porte. Delle persone hanno violato i sigilli, aperto gli appartamenti e riutilizzato nuovamente quegli immobili come base per lo spaccio. Quindi in questa occasione il sequestro è stato fatto a carico di ignoti, ma abbiamo dovuto chiamare degli operai dell'ATER per poter murare gli ingressi degli appartamenti.